Le Universiadi rappresentavano una grande opportunità di crescita per Avellino e questa sfida è stata vinta sia dal punto di vista sportivo che turistico. Gli eventi svoltisi nel capoluogo irpino hanno coinvolto oltre 300.000 persone e importante è stato anche l'indotto economico creato da questa vetrina, che ha dato respiro al settore alberghiero e impegnato 150 volontari irpini. Le Universiadi, inoltre, lasciano in eredità alle città di Avellino e di Ariano Irpino numerosi interventi di riqualificazione delle strutture sportive, in primis del Pala del Mauro, che ha ospitato 3.000 persone durante le fasi finali del torneo di basket. Insomma, un bilancio più che positivo quello delle Universiadi 2019, come spiegato in conferenza stampa dagli organizzatori dell'evento. Avellino è stato importante non solo sotto il lato sportivo, ma la cosa storica e da non sottovalutare è la famosa fiaccola del 22 giugno. Nel 59, nel 1959, la torcia, la fiaccola partì da Torino col grande presidente Primo Nebbiolo. Nel 2019 è partita da Montevergine Avellino. Questa è la storia. Io ho avuto l'onore e il piacere di seguire sotto il piano tecnico-organizzativo, ma la gratitudine, l'impegno e la determinazione è stata solo ed esclusivamente del commissario straordinario Gianluca Basile, che quando gli fu prospettata questa situazione della fiaccola, subito ha preso a cuore la situazione e decise di accordare questa manifestazione. Però disse personalmente a me di seguirla sotto il piano operativo, tecnico, perché gli impegni suoi personali, ma anche dell'area istituzionale, che è stata una cosa nata in 20 giorni, disse la devi seguire. Ed è onestamente andata bene, ringrazio la città di Avellino, il Comitato Eventi Montevergine, Comitato Eventi di Avellino, che effettivamente tutti insieme siamo riusciti a fare una bella figura. Grazie anche ai volontari del Pro Loco, sono qui presenti dei volontari, c'è una rappresentanza, hanno dato un enorme aiuto. Le università hanno portato non solo valore, plus valore alla città di Avellino e anche alla provincia, ma soprattutto abbiamo riqualificato le strutture sportive che altrimenti non potevamo per niente utilizzare. Abbiamo riqualificato lo stadio Partenio, il palazzetto dello sport, il campo Coni, che tra l'altro ha avuto un intervento bellissimo, quello della pista che aspettavamo da circa 50 anni, secondo me 40 No, venda. 20 anni. Sono 20 anni che non potevamo avere questa pista. E grazie a Gianluca Basile e grazie all'ASIM abbiamo avuto questi lavori. Quindi possiamo dire che abbiamo raggiunto il duplice risultato. Abbiamo anche impegnato 150 volontari provenienti dalla provincia di Avellino, non un numero eccessivo, però insieme lanciato di persone. Io i volontari non finirò mai di ringraziarli perché sono stati loro, questi campi da gioco del villaggio degli Atrei, e sono quelli che hanno dimostrato grande professionalità. Quindi è un seme lanciato di altre persone che saranno in grado di gestire eventi importanti. Quindi per quello che diceva Giacobbe, come attività commissariale noi adesso siamo in chiusura, dobbiamo chiudere pochi lavori ancora attivi, compreso la pista di atletica del Campo Coni, però noi andiamo a chiudere, quindi finanziamenti o altro, è ovvio che sono gli enti deputati a farlo, Regione Campania prima di tutto. Noi speriamo soltanto, dal nostro punto di vista, stiamo cercando di mettere in sicurezza attrezzistica sportiva, anche a Pala del Mauro, lasciamo canestri nuovi nella struttura. Praticamente noi stiamo in questa fase intermedia di proteggere le strutture più sensibili, le attrezzature più importanti, però è ovvio che la palla poi passa in mano alla politica, agli enti locali, alla Regione Campania. L'auspicio può essere quello di dire siamo stati in grado di farlo, cerchiamo di farne altro. Noi abbiamo molto puntato anche rispetto al nostro programma sulla centralità di Avellino capoluogo rispetto a iniziative, eventi, manifestazioni che
che vogliamo siano organizzate nel nostro territorio e che rappresenteranno un momento di rilancio dell'intera Irpinia. Credo che l'occasione di 118 paesi, manco a farla apposta, allo stesso numero dei comuni dell'Irpinia, quindi una coincidenza anche favorevole, questa opportunità può dare il là a una serie di iniziative che avremo anche a breve, tra cui quelle del Ferragosto, che finalmente faranno parlare di Avellino, rappresenteranno per la nostra città un momento anche di aggregazione, di presenza turistica. Ritengo che le Universiadi abbiano anche rappresentato per la città l'occasione, l'opportunità per riqualificare tante strutture sportive. Noi siamo una città comunque che ha una forte vocazione sportiva, spesso non valutiamo appieno quelle che sono le nostre risorse che devono essere gestite, e magari faccio un cenno anche a questa vicenda, ma di fatto abbiamo un palazzetto dello sport che era un gioiellino, ancor di più è diventato un modello successivamente ai lavori che sono stati realizzati, una piscina comunale di recente costruzione che rappresenta un riferimento nell'intera Campania. Finalmente abbiamo un campo con una pista d'atletica che a breve, grazie anche all'impegno del commissario, sarà riqualificata. Anzi, ne approfitto, un po' di captatio benevolenze, sono convinto che, vista la sua attenzione per il territorio avellinese, un po' di altri fondi arriveranno. Io, se fossi stato sindaco un po' prima, l'avrei più spremuto. È stato un po' fortunato da questo punto di vista, insomma, gli avrei chiesto un po' più di soldi. Ne approfitto oggi, in limine mortis, sul fil di sirena. Sarò la sua croce ogni giorno, speriamo anche la delizia, per cui gli chiederò insistentemente di poter utilizzare sui nostri impianti sportivi locali una serie di fondi che magari la struttura potrà ancora gestire, perché abbiamo qualche altro intervento anche per completare le restanti parti del campo CONI. Non vorrei che lasciassimo un bel edificio completo a metà. Se fosse possibile, magari completare gli interventi al campo CONI sarebbe cosa buona e giusta. Siamo una città che ha bisogno ancor di più di impianti sportivi. Vedo in sala tanti rappresentanti dello sport, che non è solo calcio e basket o volley. Voi sapete anche un po' la mia propensione, anche il mio impegno di questi giorni verso la salvezza dei due club, ma so benissimo che c'è un grande mondo di appassionati che ogni giorno con grande sacrificio e sudore si dedica a degli sport sottopagati. Credo che sia responsabilità di un'amministrazione provare a mettere a disposizione di queste persone le strutture migliori possibili. Chiudo, se non la faccio lunga, perché questo lo faccio convintamente. Spesso si è detto le Universiadi hanno raggiunto ottimi risultati, ma non si è detto perché o per chi. Lo dico ufficialmente e non per amicizia, ma per forte convinzione: io voglio ringraziare l'ingegnere Basile, perché quando sento dire che in 10 mesi si è potuto realizzare questo sogno e questo obiettivo, va detto anche grazie a chi. L'ingegnere è stato impegnato H25 ogni giorno con grande dedizione, con grande competenza, con grande professionalità e anche con quel piglio amministrativo giusto e decisionale, perché quando ti trovi dinanzi a un bivio per cui devi scegliere se appigliarti a tutti i cavilli o decidere anche con convinzione e determinazione, lì si vede il piglio del decisionista e di colui il quale vuole risolvere un problema e non rimandarlo o demandarlo. Anche per questo volevo fare l'assessore, a parte gli scherzi, io lo sapevo, perciò ecco, per questo mi aspettavo l'ottimo divaio con... era un assist per lui. Scherzi a parte, voglio ringraziarlo anche perché posso dire che queste Universiadi sono state vincenti grazie al contributo di un avellinese vero, e quindi devo dire che c'è un grande pizzico di Irpinia in questo successo. Lo dico con orgoglio perché ho fondato anche la mia campagna elettorale sulla valorizzazione delle nostre risorse
delle nostre potenzialità e Gianluca Basile sicuramente ne rappresenta un'eccellenza. Grazie.